mi devo presentare. Penso che mi conoscete tutti qua, no? Non è il primo anno che sono in Sicilia, quindi è un ritorno per me. Penso che ho completato il giro adesso, no? Tra Licata, Messina e Catania e adesso Palermo, quindi è un onore per me essere venuto in una piazza del genere che ho sempre apprezzato. Su Tony abbiamo parlato tante volte, no? E niente, diciamo che sono contento di essere venuto qua perché ho sempre avuto una grossa considerazione del Palermo, anche se sono stato avversario parecchie volte, però fa parte del lavoro. Poi per quanto riguarda il resto, adesso speriamo, cioè è una situazione che in questo momento presenta delle difficoltà, ma secondo me è ancora affrontabile. Questo è. Poi altre cose in questo momento aspetto che mi dite voi. Geraci? Certo, non arrivi nel momento migliore del Palermo, fossi arrivato una decina d'anni fa, sarebbe stato un Palermo. Non è nel mio DNA arrivare in momenti facili. Le cose che ti hanno fatto decidere, a parte il prestigio della società, a parte la Serie A e il fatto che tu eri libero, e tu altre volte sei arrivato ad un passo dal chiudere con il Palermo, e poi c'è stato sempre un passo indietro. Ecco, perché c'è stato un passo indietro prima e per tanti anni, perché invece adesso è il momento giusto? Per due motivi direi. Uno, perché come hai detto giustamente tu, avevo già degli impegni precedenti, nel mio DNA c'è questo che se do una parola cerco di mantenerla, insomma, perché una delle prime volte credo che sia stato quando io avevo già fatto con il Leeds, perché Cellino mi aveva chiesto di andare con lui lì perché era un'impresa per lui affrontare una situazione diversa, quindi avevo già preso l'impegno, quindi è arrivata dopo, quindi anche durante. Non sono abituato a lasciare la barca quando non naviga in buone acque, quindi non fa parte del mio carattere, insomma. E questa volta avevo intrapreso un tipo di attività diversa in Inghilterra, cercando di affrontare il futuro diversamente da come ho fatto per quasi 40 anni. Però la chiamata di Zamparini, anche considerato la situazione apparentemente difficile che c'era a livello di classifica, allora non me la sono sentita assolutamente di negare la mia collaborazione. E spero che questa collaborazione sia proficua e che sia anche utile alla squadra per poter raggiungere un obiettivo. Solo un'altra domanda. Da un punto di vista di mercato, che margini di manovra autentici ci saranno e ci possono essere per migliorare questa squadra? Perché hai visto tu anche tu la partita, insomma, lo conosci bene profondamente questo Palermo. Qualcosa da fare c'è di bisogno, sì. Dobbiamo cercare di fare, ma i margini di manovra sono quelli di una squadra di Serie A che può affrontare certe situazioni, poi bisogna trovare anche i giocatori giusti e quindi non è questione di avere margini di manovra e avere il 100% di riuscita. A volte anche con meno margini di manovra si riescono a fare delle operazioni che ti possono portare a migliorare la squadra. Anche perché secondo me al di là del miglioramento nelle individualità, qui ci vuole un miglioramento alla ricerca proprio della compattezza, perché secondo me adesso si decide, ora e fino a metà febbraio si decide gran parte, perché se riesci a fare due o tre risultati, prendi morale, ti avvicini un attimo, incominciano a sentire l'odore della preda e quindi la squadra si gasa e la città poi sicuramente si avvicinerà ancora di più alla squadra, come lo è sempre stata negli anni, ma potrebbe essere un grandissimo obiettivo da raggiungere. Io spero che rimaniamo attaccati, quindi questo potrebbe essere sicuramente l'obiettivo primario di questo periodo. Non ride, poi è vitale. Innanzitutto benvenuto. Grazie. Non è un mistero che Zamparini, diciamo, è circondato da una serie di consiglieri, collaboratori, uomini di mercato, immagino tu sia stato chiaro con il presidente in questa circostanza, e credi
può essere un problema al regolare svolgimento del tuo lavoro? Ma io sono sempre stato abituato a avere acque non calme e quindi sempre lavorato 99% in problematiche di tutti i tipi, insomma Catania, Cagliari stesso, insomma ci sono sempre stati momenti difficili, momenti di tensione, quindi questo fa parte anche un po' di questa realtà. Diciamo che io in questo momento mi sento uno che farà di tutto per cercare di metterla a posto questa situazione nell'ambito delle mie possibilità e qualità, ovviamente, però allo stesso tempo credo che, ripeto, come ho detto prima, i margini ci sono, perché poi la squadra non è che è proprio scarsa, insomma la squadra ha delle qualità che secondo me potrebbe... Pensavo che la vittoria di Genova, quando ho visto questa vittoria, sono di quelle vittorie che magari ti danno la possibilità, se gli dai la continuità, subito la domenica dopo. Purtroppo quello non c'è stato e quindi è come se hai vanificato un'impresa. Ci vorrebbe subito un risultato positivo, magari inaspettato, e poi dare continuità, e poi il resto viene da solo, secondo me. Volevo chiederti, tu ti sei battuto per la conferma di Corini. Secondo te cosa può dare in più tenere Corini e ripartire appunto da Corini? Ma in questo momento la cosa che si è pensata è di non dare un altro scossone, insomma, perché sennò ogni settimana una presentazione, cioè, diventa un problema. E quindi mi auguro che lui faccia risultato, che si possa andare avanti. Tanto, insomma, siamo sotto il cielo, quindi sappiamo che le difficoltà e le problematiche ci possono essere, anche in un momento del genere, la pressione della piazza, il presidente che ha delle aspettative, la proprietà, insomma... Io mi auguro che insomma ci sia anche quel pizzico di fortuna che in questi momenti ci vuole per forza, se no non ne vieni fuori. Vitale? Ciao, benvenuto. Grazie. Premesso che diciamo quello che è stato fatto fino adesso non c'entra niente col recuperato, però ci dite un attimo a capire con quali limiti intendete operare sul mercato, perché l'andamento di questa squadra fino adesso ha dimostrato che c'è oltre una carenza tecnica, una carenza di personalità. Il Presidente aveva parlato di intervenire sul mercato con giocatori pronti, esperti italiani. Fino adesso sono arrivati un giocatore svedese che non gioca dal 6 novembre e quindi ha un ritardo di condizione notevole, e forse sta arrivando un difensore che non gioca pure da un mese e che è fuori probabilmente con i problemi fisici. Mi spieghi come si può ovviare a una situazione di questo tipo e come intendi operare col Presidente? Con quello che ha detto il Presidente, che mi dicevi tu prima. Cioè dobbiamo cercare di prendere anche dei giocatori pronti, dei giocatori che conoscono il campionato, la stessa cosa che ha detto lui, e cercando di dare un po' di personalità in più e un po' di sicurezza in più a questa squadra. Secondo me qualche giocatore di questo tipo ci vuole, che dia un po' di struttura in più e allo stesso tempo ci aiuti anche nello spogliatoio, sì, sicuramente. Tu hai già delle idee, ti sei incontrato con te? Sì, sì, io parlo quotidianamente sia con lui che con l'allenatore. Con l'allenatore spesso e volentieri. Ieri siamo stati anche parecchio insieme, quindi sappiamo quali sono. Anche per capire io, perché insomma non è che ho seguito tantissimo il campionato italiano in questo periodo, anche per capire io quali sono le difficoltà, le varie situazioni, e chiaramente, insomma, sempre relativamente, però non mi sentivo ancora al 100% a conoscenza della situazione. Adesso mi sento più sicuro. Ultima domanda per me. Dinamarca, qual è il suo futuro? So che c'è una trattativa abbastanza avanzata. Aspettiamo di sapere l'esito di questa trattativa da un momento all'altro. Appena è in uscita, è in uscita definitiva? Probabilmente sì. Scusate. Di Marco, Vanini, Lo Iacono. Sì, direttore, due cose volevo chiedere. La prima è se c'è anche un problema di credibilità in questo momento del Palermo, che bisogna convincere.
spingere giocatori, procuratori, insomma, ad accettare Palermo per tante situazioni? Ma non penso, è sempre Serie A, su questo puttino. Non credo, perché Palermo è una grande piazza, è una piazza che difficilmente poi uno rifiuti la Serie A, perché secondo me tutti sanno che possiamo anche ancora giocarci le nostre carte. La seconda domanda che volevo fare è nella scelta dei giocatori, compatibilmente con quelle che sono le possibilità economiche, con la disponibilità degli stessi giocatori, si guarderà anche ad un'ipotesi, cioè Serie B, quindi giocatori utili anche per ricostruire, per tornare, o ancora queste valutazioni? Cioè il Verona ha fatto così, per intenderci, l'anno scorso a gennaio, ha costruito mezza squadra che adesso si ritrova in vita. Non lo so, è chiaro che i giocatori che prendi devono essere buoni, cioè devi pensare che siano giocatori che diano credibilità. È chiaro che non penso che uno a 6 mesi dalla fine si butta già a questo livello. Fin quando c'è vita c'è speranza, si dice. Io credo che cerchiamo di pensare all'immediato, poi il futuro vedremo, insomma, e mi auguro che ce la giochiamo fino in fondo.